Come al solito, i nostri video tutorial sono effettuati su casi reali, quindi questo comporta che come lato positivo possiamo verificare effettivamente se funziona quanto stiamo dicendo direttamente su un caso reale. Come lato negativo è chiaro che, come oggi nel nostro caso, avremo una lentezza maggiore nella visualizzazione del video a causa dell'accesso remoto che devo fare in una data azienda per inserire e installare l'utilizzo dei voucher all'interno del Captive Portal. Sarebbe stato chiaramente più semplice fare dei tutorial teorici, ma questo non ci avrebbe portato chiaramente a verificare il loro funzionamento. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo direttamente con il desktop remoto all'interno di una postazione che in questo caso è virtuale, che ci consentirà di modificare le impostazioni del PFSense. È inutile dirvi che gli accessi remoti vanno fatti tramite VPN. Questo è solo un accesso remoto di test, tra virgolette, perché poi verrà velocemente rimossa la porta aperta sul desktop remoto. Fortunatamente dall'altra parte abbiamo una DSL abbastanza veloce, quindi il tempo di latenza si ridurrà notevolmente. Ora, il primo step che dobbiamo fare è recarci sul nostro sito web wbable.it perché abbiamo creato una specie di template che vi potrà aiutare nella creazione della pagina relativa al Captive Portal, o meglio, in un miglioramento della pagina del Captive Portal che quella eliminando quella di default fornita dal PFSense, che è molto scarna. Abbiamo creato una pagina base che chiaramente qualsiasi persona potrà modificare a suo piacimento, e se poi ci vorrà inviare la modifica effettuata ne saremo abbastanza lieti di metterla sul nostro sito. Consente chiaramente di adottare come strategia l'utilizzo di una login e una password e l'utilizzo chiaramente dei voucher, con un'immagine di sfondo che completa l'intera immagine. Quindi andiamo su Script, andiamo su PFSense. A questo punto l'unico, diciamo, download effettuabile è quello relativo al Captive Portal HTML Demo RAR. Lo scarichiamo sul nostro desktop perché poi ci servirà per modificare, la pagina di cui vi ho parlato precedentemente. Eccola qua, finalmente. L'apriamo direttamente perché è un RAR e depositiamo il suo contenuto chiaramente sul desktop. Possiamo chiudere tutto, ce l'abbiamo qui, e procedere subito chiaramente con l'accesso al PFSense per l'abilitazione dei voucher. Ora accediamo al nostro PFSense e ci dirigiamo direttamente nella sezione Captive Portal. Andiamo in Services, Captive Portal, e andiamo direttamente in Voucher, dove è chiaramente disabilitato per default. Una volta abilitato, vediamo, mentre chiaramente le modifichiamo, quelle caratteristiche che possono essere utilizzate per la creazione dei voucher e chiaramente le configurazioni che dobbiamo dare, partendo dal presupposto che il sistema crea e verifica dei voucher basati su una configurazione a chiave pubblica e privata, che vediamo in questo caso nel primo voucher public key e voucher private key, che in pratica sono create automaticamente dal sistema all'atto dell'abilitazione del voucher, della sezione voucher, e che possono essere successivamente modificati. Il sistema ne crea a 32 bit, però possiamo anche estenderlo fino a un massimo di 64 bit.
In questo caso qui vedremo il set di caratteri che viene usato per la generazione del voucher. Può essere chiaramente di tipo case sensitive e potremmo decidere ad esempio di eliminare dei caratteri che potrebbero risultare, diciamo, non dico illeggibili, ma potrebbero risultare problematici nell'inserimento, perché ad esempio si potrebbe, come dire, scambiare l'uno con la L maiuscola. In questo caso è stato eliminato sia l'uno che la L maiuscola, come lo zero con la O maiuscola, e anche in questo caso sono stati eliminati questi due caratteri. Ora entriamo nella parte più difficile. Abbiamo che queste tre configurazioni servono a generare i voucher. Il totale di questi campi deve essere chiaramente inferiore come dimensione alla chiave RSA, ad esempio. Nel caso in cui, alla dimensione della chiave RSA, nel caso in cui, come in questo caso, abbiamo adottato una chiave a 32 bit, 16 più 10 più 5 deve essere inferiore a 32 bit. In questo caso, se la matematica mi accompagna, è 31, quindi è inferiore e quindi è utilizzabile. E entriamo nello specifico nella spiegazione di ognuno dei campi. Il off-roll bits è il numero dei bit usato per memorizzare la rotazione dell'ID, dell'identificativo. È chiaro che va impostato ampio se abbiamo bisogno di molte rotazioni, e il range, l'intervallo utilizzabile può essere da 1 a 31. In questo caso l'abbiamo usato a 16, l'abbiamo impostato a 16, pardon. Il numero invece dei off-ticket bits è il numero dei bits usato per memorizzare l'identificativo del ticket. Dobbiamo selezionarlo molto ampio se abbiamo bisogno di un numero ampio di voucher, e può essere da 1 a 16, in questo caso è 10. Infine abbiamo off checksum bits, che riserva, pardon, un range all'interno di ogni voucher per memorizzare il checksum per ogni rotazione. In questo caso l'abbiamo usato pari a 5. Quindi, facendoci due conti, abbiamo che rientriamo completamente in un numero minore di 32 bit. Ed infine abbiamo, anche molto importante, è il magic number, che è un numero magico memorizzato in ogni voucher che viene verificato durante il riconoscimento del voucher stesso. La dimensione in pratica dipende da quanti bit non sono stati usati dalla somma dei tre campi. Se chiaramente andiamo a usare tutti i campi, non verrà usato nessun magic number, o meglio, non verrà creato alcun magic number. In questi due casi, nelle ultime due configurazioni, abbiamo il messaggio per voucher invalido, che possiamo modificare in italiano, voucher invalido, e messaggio per il voucher espirato. Voucher espirato, un attimo solo, che mi viene un serio dubbio, expired, scaduto. Ho avuto un lapsus. Quindi voucher scaduto. A questo punto non ci resta che salvare. Perfetto. Stiamo arrivando alla conclusione. Dopo aver fatto tutte queste modifiche, non ci resta che creare chiaramente i voucher da poter utilizzare nel Captive Portal. In questo caso, nella prima configurazione sono le rotazioni, e come esempio iniziale potremmo creare una singola rotazione. A questo punto dobbiamo definire i minuti totali che un ticket, cioè i minuti totali che vengono consentiti all'utente per la navigazione ad internet da parte del ticket utilizzato. Dipende chiaramente dall'attività che dovete far svolgere. È chiaro che ci è capitato che ad una mensa pubblica ci è stato richiesto ticket di 10-20 minuti per pausa caffè, ticket per un'ora riguardanti come dire, il pranzo da attuarsi, e ticket anche di un'intera giornata per i clienti più fidelizzati. In questo caso andiamo a definire 60 minuti,
qui metteremo in questa configurazione il numero, il conteggio totale dei ticket, potremmo mettere 100 ad esempio, e il commento, e possiamo scrivere chiaramente il commento relativo alla creazione di questi ticket, quindi 100 ticket da 60 minuti. Ok. Li abbiamo creati. Ora non ci resta che visualizzarli. Andando a cliccare su i, possiamo chiaramente salvarlo come file, vouchers roll 1 CSV, e successivamente stamparli. Andiamo a salvarli. Andiamo ad aprirli con l'OpenOffice. Eccoli qua. Questi sono tutti i voucher utilizzabili che possono essere chiaramente stampati e su dei fogliettini oppure in un modo molto molto più professionale su proprio dei bigliettini da staccare e dare al proprio cliente. Adesso procediamo chiaramente alla modifica della pagina di accesso al Captive Portal del pfSense. Prima di andare a modificare, o meglio, prima di andare a inserire all'interno della sezione Captive Portal la pagina modificata di accesso al Captive Portal, che si modifica alla fine della pagina, qui. In questa sezione diamo un'occhiata in realtà alla pagina stessa, an andando come ho fatto precedentemente a decomprimere il file scaricato da Biebel.it e andando all'interno di index.html. Facendo doppio clic si aprirà direttamente con il browser. In realtà la pagina è molto molto semplice, consente in pratica in alto a sinistra di inserire il logo dell'azienda. Poi c'è una sezione relativa all'inserimento della username e della password, qualora l'accesso al Captive Portal lo vogliate garantire attraverso chiaramente l'utilizzo di login e password da creare come credenziali all'interno della sezione user del pfSense. Attraverso chiaramente in questo campo va inserito da parte del cliente finale il voucher consegnato a mano. Qui c'è un breve disclaimer che chiaramente potrete modificare o se ritenete che ci siano dei punti sbagliati, ce lo fate subito sapere e lo modificheremo. Chiaramente un check di spunta su accept e continua. Chiaramente abbiamo anche creato una pagina di errore molto molto semplice che consente sempre di avere sotto visualizzazione il logo aziendale, credenziali errate, un link chiaramente alla pagina dove vengono inserite nuovamente, dove vengono richieste nuovamente le credenziali e basta. Adesso non ci resta solo che andarli a inserire. Allora dobbiamo inserire sia la pagina relativa, la pagina principale che la index che si trova in documenti Captive Portal, quindi sia la index che la index error. Andiamo a salvare, close, e non ci resta chiaramente che inserire nella sezione File Manager i due file che sono, o meglio, sono i tre file. Abbiamo il file di background, l'immagine di background, abbiamo l'immagine relativa al logo aziendale e l'immagine relativa al loghetto nostro. Eccolo qua. Ritornando su Captive Portal e incrociando le dita,
sperando che abbiamo fatto tutto correttamente, possiamo andare a verificare chiaramente l'esattezza della pagina che in questo caso ha dato esito positivo. Quindi è chiaro che logo aziendale, il logo dell'azienda a cui dovete installare il pfSense va modificato in base all'azienda. E il background image potrete modificarlo con un'immagine che identifica univocamente l'azienda, e Power BI, se lo volete lasciare il nostro logo, ci farebbe molto piacere e ci darebbe la possibilità anche di continuare a creare questi template e chiaramente anche i video tutorial. Quindi questo è stato creato, possiamo tutt'al più provare l'utilizzo di un voucher e quindi ritornare nella sezione download dove avevamo scaricato i voucher, aprirli nuovamente con il calc dell'OpenOffice, aprirli, prendere un voucher a caso sapendo che chiaramente lo andremo ad annullare. Andare nella sezione del Captive Portal, andare a incollare il voucher, andare ad accettare e andare a continuare. A questo punto stiamo certificando e stiamo garantendo che il voucher funzioni. Quindi in questo caso, dato che la prima pagina era la prima pagina impostata nel Captive Portal era la pagina web aziendale, abbiamo avuto esito positivo e quindi il voucher è stato assolutamente certificato ed utilizzato. Ora chiudiamo in pratica questo passaggio che abbiamo fatto e alla fine dobbiamo vedere chiaramente nello status, nella sezione Captive Portal. In questa sezione abbiamo la possibilità di visualizzare gli utenti attivi al momento nel Captive Portal. Abbiamo la possibilità di analizzare i voucher attivi e quindi diciamo risulta. Abbiamo la possibilità di visualizzare la rotazione dei voucher, quindi in questo caso abbiamo che 99 voucher sono disponibili da 60 minuti, perché in realtà uno l'abbiamo utilizzato, e qui potremo senza utilizzare il voucher e senza chiaramente annullarlo testare l'utilizzo del voucher. Abbiamo completato tutta la definizione e la configurazione dei voucher attraverso l'uso di pfSense. L'unico consiglio che non resta che darvi alla fine, prima di salutarvi, è quello di abilitare lo Squid Guard anche sul Captive Portal, per far sì che gli utenti che accedono all'interno o che accedono chiaramente ad internet attraverso l'uso del Captive Portal aziendale non possano andare su siti scomodi e quindi gestirvi i siti, diciamo la blacklist e la whitelist dei siti che vorreste fornire ai vostri utenti. A questo punto non devo fare altro che salutarvi e dirvi di iscrivervi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle novità che introduciamo e sui nuovi video tutorial. A presto!